Una fastidiosa febbre e qualche dolore, il Covid è entrato anche in casa di Luca Ceriscioli, l'ex presidente della Regione Marche, che giunge alla sua seconda quarantena. Ad aprile, infatti, aveva rischiato il contagio a seguito dell'incontro con Guido Bertolaso, che era poi risultato positivo, ed aveva quindi dovuto passare 2 settimane in isolamento. Infettato dai genitori, Ceriscioli ha ufficialmente contratto il Covid-19. La preoccupazione, ha spiegato l'ex presidente, è per mia madre, ma soprattutto per mio padre, soggetto a rischio in quanto ha un polmone che non lavora e che per questo motivo è stato ricoverato in ospedale, ma non è in gravi condizioni. Per me la notizia più importante è questa. Mio padre è ricoverato, ma ha risposto molto bene alle terapie, quindi i medici sono molto soddisfatti. Mia mamma senza sintomi e io con un po' di febbre, insomma, quindi sono nella catena dei contagiati. In questo momento forse sono quello che, tra virgolette, sta peggio, però insomma, la cosa importante appunto sono loro che sono più anziani e quindi soggetti più a rischio. Questa mattina, poi continuato Ceriscioli, professore all'Istituto Bramante Genga di Pesaro, mi ha contattato l'ASUR per chiedermi con quali classi ero stato e con quali modalità. Poi prenderanno provvedimenti, spero di non aver contagiato nessuno studente. Devo dire che negli ultimi giorni la scuola, secondo me, continua ad essere un luogo gestito bene da questo punto di vista. Mi è capitato di avere classi in aule molto, molto grandi, io ho dimezzato alcune a distanza nella rotazione. Sicuramente, sotto il profilo del rischio di contagio, le migliori condizioni, poi tutti con la mascherina. Da professore poi Ceriscioli ha promosso l'operato dell'attuale giunta in materia di pandemia, ma non a pieni voti. Resta un tasto dolente per l'ex presidente della regione il blocco dell'investimento da 200 milioni di euro per il nuovo ospedale di Pesaro Fano. Sono in termini di lavoro, di occupazione, di attività, ma per tutto il sistema economico enorme. Noi non siamo mai abituati, non conosciamo un investimento da 200 milioni, cioè non è stato fatto negli ultimi, che ne so, 50 anni. Quindi è veramente un'opportunità che, pensando per tante famiglie, dispiace. Ma andare a monte quel progetto ha, secondo me, oltre all'aspetto legato alla salute, che non è certamente secondario, poter avere una struttura di qualità come servizio, ma anche per il momento, cioè pensare di rinviare un investimento così importante, ritengo sia la cosa più sbagliata. Spero sempre che si ravvedano. Sul resto, visto che hanno utilizzato tanto il lavoro fatto prima, e questo francamente mi ha fatto piacere, penso all'utilizzo dell'ospedale Covid di Civitanova, no? Che ha sempre operato durante questa seconda fase pandemica, come era prevedibile. Quindi devo dire che c'è stato il buon senso di utilizzare al meglio tutto il lavoro che era stato fatto nei mesi difficili, dal primo ondata della pandemia. Hanno fatto bene, ecco, un po' di continuità anche sull'ospedale di Pesaro e gli possiamo commuovere.